Zocco, oggi presentate un importante progetto, il controllo dei sottopassi in caso di allagamento per un pronto intervento. Sì, un sistema di allertamento appunto dei sottopassi in caso di alluvione degli stessi. Come ben sappiamo in Italia e purtroppo anche in Abruzzo, toccandoci da vicino come regione, non abbiamo avuto degli eventi tragici, le vittime, e quindi abbiamo ritenuto come protezione civile giusto, opportuno e fra l'altro doveroso intervenire su un tema che entra proprio nei gangli della prevenzione più che della protezione civile. Riteniamo che aver operato in questa direzione grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Comunità Europea con l'IPA Adriatic, intervenire per ora con un progetto pilota su 5 sottopassi di altrettante città costiere che sono Pescara Francavilla, Montesilvano, Giulianova e Tortoreto Lido. Questi sistemi si stanno sostanzialmente installando in questi giorni, quello di Giulianova è già stato ultimato, adesso si sta procedendo a quello di Montesilvano e la nostra intenzione è quella di proseguire con un ulteriore progetto, magari con la misura Horizon 2020, affinché tutte le città costiere possano essere dotate almeno di un sottopasso con questo sistema di allertamento e affinché le stesse amministrazioni comunali possano, attraverso i loro sistemi di protezione civile, integrare questo tipo di segnalazione intelligente, telematicamente autonoma da ogni intervento umano con le altre iniziative che loro devono svolgere sul proprio territorio comunale.